Questo provvedimento è un salva delinquenti, indipendentemente da quelle che sono le considerazioni che il governo ha fatto. Noi, come ben ricorderà l'Aula e chi era presente in quest'Aula nella passata legislatura, ci siamo opposti fermamente al disegno di legge presentato in passato dall'ex ministro Severino, all'epoca sostenuto esattamente dalle stesse forze politiche che oggi sostengono questo provvedimento. Con questo provvedimento, in modo particolare con riferimento all'articolo 1, si concedono a coloro i quali commettono reati anche e soprattutto particolarmente gravi, ovvero reati con pena edittale fino a 6 anni, la possibilità a discrezione totale ed esclusiva, seppur ancorata all'articolo 133, di poter scontare la pena per aver commesso reati anche e soprattutto di particolare gravità sociale, non più in carcere, ma bensì ai domiciliari. E noi sappiamo benissimo, il governo, il sottosegretario sa benissimo e tutti i colleghi sanno benissimo che scontare la pena in carcere non è la stessa cosa che scontare la pena ai domiciliari, comodamente agiati sul divano di casa, guardando la TV. Voi cercate di convincerci che questo è un provvedimento giusto, ma noi dovremmo dire con la voce delle milioni di persone che sono oneste in questo paese, che hanno voglia di vivere in un paese onesto, che invece questo è un provvedimento ingiusto. E lo ripeto, è un provvedimento ingiusto, ingiusto, ingiusto e ancora una volta ingiusto. Il governo, in maniera inspiegabile, ci sta vendendo questo provvedimento come la soluzione a un problema reale, che è quello del sovraffollamento delle carceri, ma una soluzione assolutamente fasulla, e sta mascherando un vero e proprio indulto tramite l'approvazione di questo provvedimento. Dunque, voi invece di costruire nuove carceri, magari concluda, fare delle carceri più economiche con prefabbricati, usando strutture già esistenti, usando moltissimi altri sistemi che utilizzano nel mondo, volete liberare i delinquenti. Per questo noi siamo contro questo provvedimento e per questo voteremo a favore a questo emendamento. Portando poi avanti un provvedimento come questo, che riguarda 150.000 borseggi, 20.000 scippi, frodi, rapine, 9.000 casi di stalking, pornografia minorile, il furto, la violenza privata, si colpiscono soprattutto le donne. Dov'è la retorica inutile che qualche settimana fa abbiamo sentito in quest'Aula a difesa delle donne, quando poi li liberiamo il giorno dopo che hanno colpito le donne stesse? Io ho sentito l'intervento dell'onorevole Mogherini, che ci ha raccontato per un quarto d'ora parole inutili. Dov'è oggi l'onorevole Mogherini che vota un provvedimento dove chi ha colpito le donne va torna a casa sua senza proferire parola? Volevo sottolineare quello che è già stato detto da alcuni miei colleghi. Proprio ieri a Samarato, in provincia di Varese, c'è stata una rapina in villa con degli ostaggi, e ovviamente ci sarebbe da pensare che fine fanno poi coloro che fanno questi reati, visto quello che è il provvedimento di oggi. L'altro giorno degli zingari hanno fatto la stessa cosa partendo da Roma e venendo nel nord Italia. Allora io chiedo all'Aula qua, a tutti quelli dell'Aula, se non si sentono invece complici di quello che succede, perché votando questi provvedimenti tutti i deputati che voteranno questo provvedimento sono complici dei reati che ci saranno da ora in avanti in questo paese. E l'ipocrisia di quest'Aula che c'è rispetto alle donne, sullo stalking hanno detto di tutto di più, la convenzione di Istanbul, e poi votano per quelli che fanno violenza sulle donne e sono le donne stesse le prime nemiche delle donne. Si vergognassero coloro Chiuda. Che vanno a votare questo provvedimento, perché sono delle ipocrite. Astrattivamente possiamo tranquillamente dire che il governo decide oggi e questa maggioranza decide oggi di stare dalla parte dei delinquenti e non delle persone che hanno subito i furti in casa, che subiscono i reati, dalla parte dei cittadini onesti. Noi stiamo fino in fondo dalla parte dei cittadini onesti. Grazie Presidente. No, dispiace che i colleghi di maggioranza non siano attenti a quanto stiano votando. Mi dispiace anche che il Presidente Ferranti non dica gli articoli per i quali sono coinvolte i tipi di reati per i quali stiamo intervenendo. Articolo 300 e 612 bis codice penali, atti persecutori, stalking.
articolo 614 codice penale violazione di domicilio, articolo 610 codice penale violenza privata. Meno male che avete tenuto fuori la violenza carnale, grazie, grazie Presidente che l'ha precisato. Comunque non preoccupatevi che adesso arriva l'indulto e penserete bene anche a quella. Detto questo, se è questa l'intenzione dei deputati, in particolar modo delle deputate di maggioranza, si può benissimo fare un emendamento ed escludere perlomeno il reato di stalking e di violenza privata da questo provvedimento. Non vedo il problema se quella è la volontà. Evidentemente volete nascondere di andare a tutelare non le vittime ma i carnefici. Grazie.